Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente oggi vi presenterò la fan art crossover di Stranger Things realizzata in stile Dragon Ball. Per chi segue il mio canale da tanto tempo sa benissimo che io adoro i crossover. Prendere un prodotto, ad esempio telefilm, film, anime, videogiochi e trasportarlo nello stile di un altro prodotto che solitamente è Dragon Ball o Rick e Morty. Ok, sto diventando leggermente monotono, ma chi se ne frega. Giuro in giurello che sperimenterò altre tecniche, ma prima mettete mi piace se non l'avete ancora messo e facciamo partire anche la lavorazione di questa opera che mi ha parecchio consumato. Ah, Stranger Things, la serie distribuita da Netflix, tanto chiacchierata negli ultimi tempi. Ve lo consiglio? Sì, assolutamente. Se non l'avete ancora vista, recuperatela perché è una bella chicca. Ha i suoi piccoli difetti in entrambe le stagioni, però devo ammettere che è una grandissima serie. Non sono uno di quelli che sta osannando la seconda stagione dicendo che è migliore della prima. No, assolutamente, perché io ho adorato la prima molto 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 di più, innanzitutto perché era una novità per quanto riguarda il mondo delle serie televisive. Poi adoro questa serie soprattutto per i ragazzini, che sono veramente splendidi. Questi piccoli attori fanno a gara di bravura. Poi una cosa che adoro è il demone Gorgone, fatto con questo animatrone, poi ovviamente sistemato col digitale, e veniva veramente un effetto pazzesco, cosa che è venuta a mancare un pochino nella seconda stagione, ahimè. Il digitale si nota, e si nota parecchio in certe scene. Nella seconda stagione invece ho adorato, diciamo, il design, per quello che si è visto per adesso, del mostrone a quattro zampe, ok, che sta sempre sullo sfondo, che ormai si è visto dappertutto. Mi piace il design nonostante abbiamo visto solamente la sua forma, ok? In generale, storia molto interessante, personaggi molto interessanti, non tutti, ok? Nancy la detesto. Un personaggio odioso, forse anche l'attrice, leggermente impedita. Meno male che c'è il doppiaggio italiano che la migliora leggermente, perché se no non ci siamo. E oltre a lei c'è anche Winona Ryder. Capiamoci, vi prego. Winona Ryder non è mai stata un'attrice eccelsa. È sempre stata sopravvalutata, a mio parere. A me non piaceva neanche in Edward Mani di Forbici, per citarne uno. Ma qui, porca miseria, ogni tanto fa delle facce. Perfino nelle scene drammatiche, cariche di pathos, lei riesce a smontare la scena solamente con quelle due espressioni un po'... Che facce fa? No, Winona Ryder, no. Allora, io non sono un recensore, quindi non sto ad approfondirvi tutte le caratteristiche di Stranger Things. Ci sono altri canali che hanno approfondito il tema, io posso solamente darvi, così, di getto, alcune mie piccole opinioni, soprattutto sui personaggi. Però se devo scegliere un personaggio, per così dire, preferito della serie, quello che adoro di più è lo sceriffo Jim Hopper, il classico sceriffo di contea un po' stereotipato, mangia ciambelle e bevitore di tazzone di caffè americano, che è proprio svogliato, non c'ha voglia di fare niente, soprattutto all'inizio della prima stagione. E invece il vostro personaggio preferito fatemelo sapere qua sotto con un commento. Ma torniamo su quello che è il modo di presentarsi di Stranger Things. Quel utilizzo e abuso, forse un po' troppo, di citazioni degli anni 80. E secondo me è come quella pubblicità, è un po' voler vincere facile, perché tendono a citare cose mainstream degli anni 80, giustamente. Io mi auguro che una serie del genere possa incoraggiare, ma soprattutto invogliare le nuove generazioni, pellicole horror e fantascienza che ogni 3 secondi la serie cita. Può essere anche un mezzo ideale, anche se, ripeto, cita troppe cose mainstream che forse anche le nuove generazioni conoscono benissimo. Non lo so, forse. Io preferisco le citazioni più alla Tarantino, che cita film di serie B, serie Z, film orientali che nessuno conosce, con le botte e le spadate. Ad esempio, grazie ai film di Tarantino e alla moltitudine di film citati all'interno dei suoi stessi film, ho recuperato parecchia roba che non avevo mai visto e devo ammettere che ci sono delle bellissime perle. Fatelo questo giochetto, vi prego, andate su Google e scrivete elenco di tutte le citazioni di Stranger Things. Magari trovate qualcosa e cominciate a recuperare quello che non avete mai visto. Secondo me è riuscita anche a gustarvela meglio questa serie. Una cosa che mi è piaciuta anche di quella che è la campagna marketing di Stranger Things è quella delle locandine personalizzate ispirate a diversi film di fantascienza o horror. E ci sono anche tante fan art che sono veramente splendide. Ci vorrebbe un video a parte, secondo me. È quello che ho fatto anch'io. Prendere la locandina di Stranger Things della seconda stagione e rielaborarla nello stile di Dragon Ball.
Toriyama. E il risultato è questo. La ciliegina sulla torta è il mostro che sta in fondo dietro ai personaggi. Quando stavo guardando la locandina per fare la mia illustrazione ho detto cavoli, ma quello sembra un pochino Majin Buu. Perché no? Ho fatto lo spoiler gigante! In realtà è Majin Buu quel mostro! Comunque ho improvvisato questa cosa che mi piaceva tantissimo. Ho messo anche il titolo utilizzando il font di Dragon Ball Z e questo è Stranger Things Z2 in realtà, perché poi la Z sembra anche un 2. Allora, se vi è piaciuta questa illustrazione ovviamente mettete mi piace qua sotto, mi raccomando, condividete il video, cercate di sostenere questo canale perché mi fa molto molto piacere. E questa illustrazione qua la potete trovare su selfie.com, il mio profilo dove potete scaricarla in ultra HD. Trovate in descrizione il link per acquistare il download oppure qua in alto la i. E ultimo avviso per tutti i sardi, sarò al Giocomics di Cagliari il 25 e il 26 di questo mese. Ci saremo io e Don Alemanno, e lui gioca in casa sua, e faremo sessioni di firmacopie di Nazi Vegan ID, io di Spermino la riscossa e lui di Gianni, e forse ci sarà anche la stampa di questa illustrazione. Vediamo se riesco ad organizzarmi, se no sarà per la prossima fiera. Grazie mille per la vostra attenzione, mi raccomando andate su Amazon, comprate Nazi Vegan ID, Spermi la riscossa, i link sempre in descrizione. Non deludetemi, alla prossima, ciao.